45 anni di successi, un legame intenso con il territorio di provenienza del padre, Rocca di Mezzo. Questo è Cocciante, racconta Cocciante, lo spettacolo che animerà il Teatro del Perdono a Colle Maggio con un'illuminazione straordinaria e particolare. Sold out nelle prenotazioni anche per questo momento unico, pensato e cucito per la città dell'Aquila, con la quale Cocciante dimostra di avere un legame incredibile. Mio padre è nato a Rocca di Mezzo, è un paese che è qui vicino. Quindi ovviamente il legame c'è, un legame di sangue, e c'è anche un bel ricordo, perché quando sono arrivato dal Vietnam, all'epoca dove sono nato, quindi sono arrivato, avevo 11 anni, e la prima cosa che ho visto in Italia è proprio Rocca di Mezzo, proprio quel paese di mio padre. E devo dire, siamo andati lì diverse estati, quindi ho praticato proprio il paese. Ho imparato forse ad amare e a comprendere l'Italia attraverso questo rapporto. All'inizio eravamo un po' derisi dalle persone, perché eravamo i francesi che arrivano. Il celebre cantatore ha costruito un evento unico con il maestro Leonardo De Amicis e l'Orchestra Sinfonica degli Allievi del Conservatorio Casella, affiancata anche da studenti del Conservatorio di Pescara. Ci saranno le corali aquilane Gran Sasso, diretta da Carlo Mantini, 99 diretta da Ettore Maria del Romano, la Scuola Cantorum di San Sisto, diretta da Silvia Vinile, e De Carolis di Bisenti, diretta da Claudio Di Massimo Antonio. Sul palcoscenico alcuni cantanti protagonisti delle sue opere popolari: Alessandra Ferrari, Stefano Sponta, Tania Tuccinardi, Gianmarco Schiaretti, Marco Vito e Gioli Tonno. Saranno ospiti dello spettacolo Vittorio Grigolo e Gabriele Cirilli, autore Paolo Lolli, con la collaborazione di Alessandro Lolli. Cosa faccio in questo spettacolo? Racconto quello che sono veramente, cioè non avrei mai fatto uno spettacolo raccontando solo la prima parte, cioè quella da cantautore. Mi piace sempre raccontare quello che il mio presente e la realtà è che sono due carriere messe in uno, quella di cantante e cantautore e quella dopo di compositore, con Notre-Dame de Paris, poi Giulietta e Romeo, poi in Francia anche Il Piccolo Principe. E non posso nascondere questo, sono le due parti. L'Aquila rinascerà, ha detto, grazie alla forza e all'amore della sua gente. Io venivo prima da giovane e vedevo questa città bellissima, mi piaceva moltissimo perché è proprio piena di passato. In un momento cancellato, era tristissimo. Però ritornando adesso, abbiamo fatto un giro per la città ed è un grande piacere vedere che cose sono successe, cioè sta rinascendo, e c'è rinascendo anche un entusiasmo, anche tutti questi giovani che sono tornati, che si vedono la sera, vuol dire che non sono andati via tutti, no? Credono nella città, credono nell'essere appartenente a un'entità che è la loro regione, e non so, il conservatorio, questo che è bellissimo, cioè rinasce anche la cultura, che è importantissimo.